Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi faremo una torta allo yogurt cotta nel forno Versiglia. Il forno Versiglia è una pentola che si utilizza sul gas, ma che permette una cottura tipo forno. Allora, per prima cosa versiamo 5 uova in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e montiamo molto molto bene con delle fruste. Io utilizzo la planetaria per fare prima, ma si può tranquillamente usare delle fruste classiche elettriche. Quando le uova saranno ben gonfie e spumose, aggiungiamo l'olio a filo, dopodiché lo yogurt. Io in questa ricetta utilizzo un vasetto alla bicocca e un vasetto alla vaniglia, voi potete utilizzare il gusto che più preferite. Dopodiché aggiungiamo la farina, io la aggiungo poco per volta a cucchiaiate, come potete vedere. Dopodiché aggiungo la postina di lievito, fermo la planetaria e do una bella mescolata con una spatola in silicone. A questo punto prendo il fornetto Versiglia che ho già cosparso d'olio e infarinato, verso il composto, dopodiché aggiungo qualche codetta per effetto decorativo. Se non le avete, se non volete metterle, non c'è nessunissimo problema, è solo un effetto visivo. Potete usare anche la granella di zucchero se volete, pure niente. E adesso ci apprestiamo a cuocere la nostra torta. Posizioniamolo lo spargifiamma sul fornello. Mettiamo bene sopra la pentola, chiudiamo con il coperchio e accendiamo il gas al minimo. Nel qual caso aveste il fornello piccolo da caffè è consigliabile utilizzare quello. Io non ce l'ho, ho tre gas medi e uno grande, di conseguenza utilizzo uno dei medi con la fiamma al minimo. Dopo circa 30 minuti potete iniziare a fare la prova a stecchino. A me comunque per questa torta ci sono voluti 90 minuti di cottura. Una volta finita di cuocere la facciamo raffreddare, dopodiché possiamo sformarla. Qui potete vedere come faccio, molto semplicemente come una qualsiasi torta fatta in teglia al forno. Ed eccola qui, bellissima e buonissima. Vi faccio vedere una fetta, come potete vedere in questo fornetto le torte vengono veramente veramente alte. È un metodo di cottura fantastico, le torte vengono molto alte, si consuma poco gas e comunque è molto più economico della corrente elettrica. Nel caso se il video vi fosse piaciuto lasciate un pollice su, aiuterebbe e il mio canale cresce. Se vi va commentate, se volete iscrivetevi, vi mando un bellissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!